In quanti sanno cos'è la medicina di genere? Nell'auditorium del rettorato dell'Università D'Annunzio di Chieti, l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia ha organizzato il convegno dal titolo Medicina di genere, l'importanza di un'ottica genere specifica per la salute del paziente. Obiettivo formativo del convegno è quello di creare un focus e aumentare la conoscenza sulla medicina di genere, che non è la medicina delle donne, né una branca della medicina a sé stante, ma una dimensione trasversale di questa che deve essere declinata, insegnata e praticata e che interessa specialisti di varie discipline in ambito medico, odontoiatrico e farmacologico. Ce ne parla Lucilla Gagliardi, presidente dell'Ordine Medici e Odontoiatri della provincia di Chieti. Abbiamo invitato anche gli studenti perché la formazione deve partire da loro. È una cultura che si deve diffondere ancora di più ed è una, come dire, una branca della medicina trasversale a tutte le specialità, perché gli uomini e le donne rispondono diversamente alle malattie, a seconda della loro appartenenza al sesso e al genere. Anche dal punto di vista farmacologico ci sono delle differenze di risposta. Quindi il sesso e il genere incidono sulla decorso, sulla prognosi, sull'incidenza di molte patologie. Anna Maria Moretti, presidente della Società Internazionale di Medicina di Genere. La medicina di genere è nata alcuni decenni fa dall'osservazione che uomini e donne venivano trattati diversamente per la stessa patologia e con una minore appropriatezza terapeutica nel sesso femminile rispetto al maschile. In realtà questo concetto nel tempo si è molto evoluto e si è verificato che non è soltanto il parametro sesso a determinare queste differenze, ma sono numerosi parametri che noi chiamiamo indicatori che incidono nettamente sull'evoluzione di una malattia e sull'esito della malattia stessa. Per esempio, il Covid che ha penalizzato il sesso maschile in termini di mortalità e ha penalizzato il sesso femminile in termini di long Covid, non è soltanto caratterizzato da questi indicatori, ma anche dal fatto, per esempio, che ci sia stata una diversa organizzazione sanitaria sul territorio e quindi una diversa modalità di assistenza nelle varie regioni italiane.